Come tutti gli anni ci sono le note criticità per le aziende che operano fuori regione. Ovviamente le risposte che riceviamo sono in burocratichese, leggere per credere, a causa delle difficoltà tecniche di sincronizzazione dei fascicoli tra Artea e Sian. Per noi non sono accettabili giustificazioni, ad ognuno i suoi problemi, ad ognuno la soluzione. Alla fin fine si tratta di gestire programmando, cosa che fanno da sempre le aziende, imparate da loro. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce importanti chiarimenti sui criteri relativi al corretto inquadramento delle aziende che svolgono attività agrituristiche. La linea rimane quella ad oggi conosciuta. Le direttive regionali sono un caposaldo per i criteri di connessione con l'attività agricola e centrali in caso di verifica. Chiarezza porta chiarezza. Confagricoltura ha lavorato a piene mani su questo importante provvedimento che va nella giusta direzione per le imprese, per la solidità e lo sviluppo del settore, importante traino per l'attività agricola toscana. Il welfare aziendale possiamo davvero considerarlo come una ghiotta opportunità di crescita del connubio impresa-lavoratori. Si parla molto e tanto di benessere sul lavoro. Questa è una concreta risposta, certamente non la sola ed unica, che descrive uno dei tanti modi per implementare ed arricchire questa strategica peculiarità. Purtroppo la normativa di riferimento è scarna e data. Abbiamo un combinato disposto che di fatto fa leva solo sulla detassazione, ma come ben sappiamo il welfare aziendale è ben altro. E allora coraggio e determinazione è quello che hanno dimostrato di avere molte aziende, investimenti preziosi e di larghe vedute. Leggendo ed ascoltando si nota qualcosa di più profondo e di più convincente. Abbiamo detto di più solido connubio, miglior descrizione a parer nostro non esiste. Ottima risposta delle aziende per la misura PNRR a valere sui frantoi. Molte domande e poche risorse, servono almeno 9 milioni per soddisfare tutte le istanze e infatti si parla di investimenti, il vero volano delle imprese. Occasione da non perdere anche per dare una concreta spinta al comparto olivicolo.